4 minuti va bene, ma ci sto. Allora, buongiorno a tutti, in questo tavolo eravamo un gruppo di persone che erano molto competenti, anche le altre persone erano molto competenti sul tema. Io ho imparato un sacco di elementi e abbiamo indicato all'inizio del cartellone come provocazione, diciamo, il fatto che il termine sostenibilità è un termine ingannevole, che deriva da una traduzione non corretta di termini anglosassoni, e dovrebbe essere tradotto, per capire meglio che cosa è sostenibile e che cosa non lo è, in durabilità. Bologna città sostenibile dovrebbe essere Bologna città durevole, cioè Bologna che fa delle azioni che sappiano guardare al futuro e possano essere continuate nel futuro. Allora, siccome tutte le diverse azioni compiute in relazione all'ambiente sono sostanzialmente legate alla questione delle emissioni nell'ambiente, il tema è proprio quello legato alla produzione di energie, in particolare di energie rinnovabili, energie rinnovabili che sono quasi tutte di provenienza solare, direttamente o indirettamente sono comunque energie di provenienza solare. Sì, appunto, quasi, non quasi. E allora, quindi, come allora, al momento c'è la tendenza a considerare il problema della energia come un sottoinsieme del problema dell'ambiente. Invece crediamo che vada ribaltata la visione: il problema dell'ambiente è un sottoinsieme del problema dell'energia, perché il tema principale è come si produce energia e quanta se ne produce e di che tipo. Di conseguenza, ecco, una proposta che potremmo fare è quello di costituire un assessorato che non è un assessorato all'ambiente, ma un assessorato che si occupa dell'energia per l'ambiente. Quindi si parte dal tema dell'energia attraverso la riduzione delle emissioni per tutelare l'ambiente. Allora, partendo dalla consapevolezza che il consumo è per il consumo di energia è per il 30% un consumo di carattere termico e per il 30% un consumo legato ai trasporti, occorre sia ridurre i consumi che aumentare la produzione di energia a livello locale. Allora, sulla riduzione dei consumi, se il 30% deriva dagli edifici, bisognerà intervenire sugli edifici; se il 30% deriva dai trasporti, bisognerà intervenire su quelli, prima di tutto sui trasporti e edifici pubblici, ma questi rappresentano e rappresenteranno comunque sempre una minima parte del totale degli ambiti su cui intervenire. Di conseguenza è necessario portare questo tipo di attività anche a livello dei soggetti privati, e quindi la riduzione dei consumi di energia termica deve passare attraverso una riqualificazione delle abitazioni, attraverso sistemi di incentivi e di diagnosi energetica, che è la premessa per la certificazione energetica. Cioè, il soggetto privato deve essere messo nelle condizioni di sapere quali sono gli elementi di criticità del suo sistema di riscaldamento, ad esempio in che modo può intervenire, ma anche di più in quale maniera l'intervento che farà gli produrrà un vantaggio anche di tipo economico. Poi c'è la riconversione della mobilità. La mobilità elettrica da noi è molto meno diffusa che in altri paesi. Abbiamo citato come azione virtuosa quella del comune di Bologna, che ha creato un sistema di incentivi per le biciclette a pedalata assistita, con 600.000 euro della regione sono stati dati 2.000
incentivi per acquisire queste biciclette, ma in generale non c'è la consapevolezza che la mobilità elettrica è conveniente anche dal punto di vista economico, purché si creino le condizioni per utilizzarla. Ad esempio, in altri paesi le colonnine per la ricarica di auto elettriche, oltre ad essere molto più diffuse, hanno una diversa capacità e quindi sono molto più efficaci, molto più utili, diciamo. Poi c'è il tema dell'aumento della produzione di energia rinnovabile, che deve essere necessariamente una produzione a livello locale. Tutti i cittadini vanno messi nelle condizioni di essere consapevoli delle possibilità che hanno di produrre energia a livello locale. Le comunità solari, che servono a coordinare gruppi di persone per consumare meno e produrre di più allo stesso tempo, vanno sia incentivate che sostenute. Un elemento molto importante in questo è quello della formazione. Crediamo sia indispensabile partire dalla formazione degli amministratori di condominio, perché gli amministratori di condominio spesso sono i primi soggetti che frenano rispetto a proposte di riqualificazione o cose di questo genere. Quindi comunità solari, amministratori di condominio, sistemi di incentivi, sistemi di promozione della mobilità elettrica, come quello che in parte c'è già, l'accesso al centro alle auto elettriche è consentito, un sistema di gestione della collina che, nella logica di preservarne le caratteristiche naturali, consenta anche di produrre della materia prima per la delle materie prime per energia. Pensiamo a tutta la potenzialità in termini di produzione di legname, che può poi essere utilizzato a sua volta per produrre energia, quindi il legname della collina come opportunità sia per preservarla, per curarla, ma anche per fornire ulteriori fonti di energia. Questi sono gli elementi principali che sono emersi, ma davvero c'è un mondo, ecco, dietro questo, che merita di essere approfondito. Grazie. Grazie Roberto, grazie a tutti. Se ci sono idee, mi raccomando, avete i posti, potete andare a